cari amici di Trevignole, siamo alla quinta puntata sul Re Baltoni in Trentino. Questa volta cercheremo di approfondire i casi di criminalità comune, soprattutto furti e rapine a mano armata, registrati tra il 1943 e il 1945. Lo facciamo tenendo conto anche questa volta dei dati contenuti nella tesi di laurea di Lorenzo Gardumi, dati peraltro ricavati dai fascicoli giudiziari di quel periodo in Trentino. L'eredità traumatica del conflitto, i suoi costi non solo umani e materiali, ma innanzitutto morali, apparvero in tutta la loro evidenza a distanza di qualche mese dalla sua conclusione. Già durante le giornate insurrezionali dell'aprile-maggio 1945 si era assistito ad una caduta di moralità e di conseguenza ad una violazione della legalità che profittava del caos generato dagli eventi bellici. Anche in Trentino, come nel resto d'Italia, l'incremento di forme di criminalità organizzata e di delinquenza comune sull'intero territorio provinciale fu il frutto malsano delle distruzioni belliche, della disoccupazione, del rientro dei reduci, dello spettro della fame e dell'inasprirsi del conflitto politico-sociale. Tutta una serie di fattori che in maniera inequivocabile, legati alla guerra e alla difficile dopoguerra, proiettarono i loro effetti sui mesi e sugli anni seguenti. La notevole diffusione di armi da fuoco e la debolezza delle forze dell'ordine non facevano altro che favorire la diffusione di furti e rapine a mano armata. Il materiale giudiziario conservato presso i tribunali di Trento e Rovereto, assieme a quello della Corte d'Appello di Trento, fornisce non solo dati quantitativi significativi sui crimini e le illegalità compiute in provincia anche fino al 1948, ma rappresenta una fonte importante per stabilire le caratteristiche principali del fenomeno, vale a dire chi, cosa, come e a chi si rubava. Innanzitutto si rubava tutto ciò che poteva servire, che poteva essere utilizzato o riutilizzato e quello che poteva essere rivenduto, di cui molti gli imputati accusati di ricettazione, e si spogliava il prossimo insomma di denaro, naturalmente di cibo, vestiti, biciclette, pneumatici, automobili, ma anche di legno da ardere e combustibili come benzina e gasolio. Era inevitabile poi che alcuni furti fossero direttamente collegati alle rovine materiali ereditate dal conflitto. Nel luglio 1945, Liberazione Nazionale denunciò il completo saccheggio delle caserme Battisti di Trento, un saccheggio che avveniva di giorno e di notte senza che nessuno, a partire dallo Stato, vi ponesse rimedio. Il fenomeno dello sciacallaggio si sviluppava proprio in quest'ambito e approfittava dei disastri prodotti dalla guerra. Pio P, nel settembre 1945, entrò a scopo di furto in un slettificio di Trento, sinistrato a causa di incursioni aeree. A distanza di qualche giorno, Giulio M si impadronì di 4 ruote da carro del valore di 10.000 lire che si trovavano nel cortile dello stabilimento vinicolo Todeschi, distrutto dai bombardamenti e così per necessità esposti alla fede pubblica. Nel gennaio 1946 e nel febbraio 1948 il carcere di Rovereto fu l'obiettivo preferito degli sciacalli. Il furto e l'appropriazione indebita rappresentavano i reati più comuni e diffusi. Nel dicembre 1945 Bruno Tiri, bolognano, falegname pregiudicato senza fissa dimora, fu incarcerato per aver rubato una bicicletta di proprietà del commissariato di Rovereto. Al momento dell'arresto l'uomo dichiarò di essere giunto a Rovereto in cerca di lavoro, ma che non avendo trovato occupazione ed essendo privo di mezzi, aveva progettato di impossessarsi di qualche bicicletta per poi offrirla in vendita onde ricavare il necessario per campare.
La maggior parte di coloro che compirono atti illeciti viveva in effetti in condizioni economiche di estremo disagio. Giovanni T., il 7 luglio 1945, fu sorpreso da un agente della polizia partigiana di Rovereto mentre stava concludendo la vendita di una bicicletta che lui stesso aveva rubato pochi istanti prima. Nel corso dell'interrogatorio, Giovanni dichiarò di aver commesso il furto perché non sapeva come procurarsi in altra maniera i mezzi necessari per sfamarsi. Guerrino M., di Arco, manovale disoccupato, nel novembre dello stesso anno si impossessò di 16 sacchi di tela iuta, di un paio di pantaloni usati, di una coperta di lana e di altri indumenti ai danni di Aurelio Tarolli. Pochi giorni dopo, Michele F. e Riccardo T. furono arrestati per essersi impadroniti a Rovereto di un numero imprecisato di lenzuola, sottraendole da un terrazzo dell'albergo Vittoria. Inoltrando la domanda di libertà provvisoria in favore di Michele, l'avvocato Giuseppe Ferrandi registrò le particolari condizioni del suo assistito. Egli disse è un reduce dalla guerra combattuta con gli eserciti alleati e si è trovato al suo ritorno a Rovereto senza lavoro e nella necessità di mantenere un figlio di 6 anni, mentre la moglie da tempo è stata costretta a recarsi a lavorare a Bolzano. Uno degli obiettivi preferiti però erano i contadini e soprattutto le malghe per gli animali che ospitavano o per i generi alimentari che producevano. Spesso si trattava di azioni organizzate in grande stile. Nel settembre del 1945 alcune malghe sopra Levico furono depredate da 8 malviventi mascherati che sotto il tiro dei loro mitra minacciarono i malgari di ritorsioni nel caso in cui fossero stati denunciati. Nel marzo 1947 Luigi G. e Alfredo S. tentarono di forzare il deposito di cicli e motocicli di Guerrino Delana a Riva del Garda. Dopo una breve colluttazione col proprietario che li aveva sorpresi sul fatto, si diedero ad una fuga precipitosa. 2 carabinieri di pattuglia nei paraggi sentite le grida della vittima al ladro, e scorta all'ombra di 2 fuggitivi, si diedero all'inseguimento. Un vice brigadiere sparò alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, ma ad un certo punto incespicò, facendo partire un ultimo proiettile che feriva uno dei 2 ladri nella regione soprascapolare destra. I furti e i tentati furti non riguardarono solo cittadini comuni, ma si allargarono ben presto ad aziende private, alle amministrazioni pubbliche e statali. Giulio C. e Quinto G. furono arrestati nel giugno 1945 per aver sottratto materiale di proprietà della Società Elettrica Trentina per un valore pari a 15.000 lire. I 2, interrogati dai carabinieri, affermarono di aver creduto che si trattasse di materiale abbandonato dalle truppe tedesche. Nell'agosto successivo a Levico 4 individui si impossessarono di 30 metri di cavo telefonico a danno della società telefonica veneta, Telve. L'area furtiva ricavata da queste imprese poi poteva essere rivenduta al mercato nero, ottenendo così un cospicuo guadagno. Ma nemmeno gli organismi nati dalla resistenza o coloro che avevano contribuito alla liberazione dal nazifascismo furono immuni da questo saccheggio selvaggio e a volte indiscriminato. Nel giugno 1945 Francesco G. e Luigi G. si impadronirono di un Fiat Topolino di proprietà della Commissione Giustizia del CLN di Rovereto. La macchina era stata assegnata al CLN per facilitare le operazioni di indagine. Sempre a Rovereto, Silvio T. e Adriano C. rubarono 13 balle di stoffa, sottraendole mediante chiave falsa o grimaldello dal magazzino del CLN di Rovereto in danno e senza il consenso di questo. Ida P. nel settembre 1945 riuscì ad entrare in possesso di 8 bidoni di benzina sottraendoli agli alleati. Va detto che Ida P., classe 1902, era vedova con 2 figli, casalinga, condizione economica mediocre, secondo le note lasciate nel suo fascicolo.
la delinquenza comune attinse a piene mani soprattutto dal patrimonio statale italiano. In quest'ambito le vittime preferite furono l'amministrazione delle ferrovie, delle poste e telegrafi e quella militare. I furti di materiali vari a danno delle linee ferroviarie non si contarono e gravi sottrazioni subirono ad esempio in corrispondenza dei paesi di Ala lungo il tratto Mori-Marco e Aora. Mario C., Rodolfo B. e Giuseppe A., oltre ad Armando S., la notte del 28 giugno 1945 entrarono nella stazione ferroviaria di Mezzo Lombardo rubando e asportando materiali con violenza sulle cose. A Loreto Giuseppe G. ed Enrico G. furono fermati nell'ottobre 1945 mentre stavano portando via un certo quantitativo di rotaie. Molto spesso i ladri potevano rimanere feriti o uccisi per il grilletto facile delle sentinelle. Proprio nel corso di un furto a Lamar, la guardia Cesare T. sparò un colpo di mitra contro Giuseppe L., ferendolo gravemente e lasciandolo in pericolo di vita per alcuni giorni. Furono soprattutto i giovani ad essere autori e nel contempo vittime dei furti o dei tentati furti che intendevano portare a termine. Nel novembre 1945 Ezio Folgereiter rimase fulminato mentre cercava di scavalcare il recinto ad alta tensione che circondava il campo di spini di Gardolo, adibito a parco per automezzi militari. Alla fine dell'ottobre Renzo Zuccatti, di 20 anni, entrato furtivamente nello stesso deposito, fu ucciso da una sentinella malgrado i ripetuti richiami. Identica sorte attendeva qualche giorno dopo il sedicenne Valerio Rizzi che, introdottosi nel magazzino militare di Mori, si stava allontanando con un quantitativo di tondini di ferro. Il soldato di guardia, accortosi della presenza del ragazzino, dopo ripetuti richiami da aver sparato alcune salve in aria, mirava sul Rizzi colpendolo alla regione cardiaca. Ciò che sorprendeva erano le modalità che in entrambi gli episodi furono assolutamente uguali. All'intimazione di fermarsi, i giovani ladri disubbidivano, non curanti del pericolo, forse pensando che i militari non avrebbero aperto il fuoco. La risposta a questi comportamenti, al limite del suicidio, potrebbe essere ricercata proprio nel contesto post-bellico. Alla ritrovata libertà non corrispose il ritorno a forme di convivenza civile e pacifica. Insomma, tutto appareva lecito. Individui che non avevano mai avuto problemi con la giustizia, nel dopoguerra si rendevano responsabili di reati. La fame o la necessità spingevano a delinquere.